Nel mio lavoro di giornalista ho conosciuto e intervistato i più grandi nomi della moda, usando un tono ironico che spesso in questo mondo manca. Dopo anni passati a bacchettare le celebrities, col mio programma ho deciso di mettere alla prova la gente comune. Quest'anno il gruppo si è rinnovato. Eri Moore, storica coppia nel lavoro e nella vita, ho deciso di opporre una nuova coppia creativa. Matteo, stylist esperto dal piglio pratico e deciso. E Julie, giovane redattrice di O'Donna e prezioso esemplare dell'autentico stile parigino. Con le loro caratteristiche diverse ma complementari, formeranno una squadra in grado di competere con gli affiatatissimi coniugi Moore. Vengo tempestata dalle richieste di centinaia di bucce che vogliono il mio aiuto e ogni settimana ne sceglierò due da affidare ai miei stylist. Chi con il suo cambiamento mi sorprenderà di più avrà la sua foto pubblicata su O'Donna. Vincere o perdere è solo una questione di stile, perché, come dice Coco, la moda passa, ma lo stile resta. Mi chiamo Celeste, ho 31 anni e mi occupo di comunicazione sul web. A me la moda interessa, ma non riesco ad applicare su di me quello che vedo nelle riviste. Infatti, indosso sempre le stesse cose. Il mio desiderio sarebbe finalmente trovare uno stile adatto a me. Sono Liviana, ho 60 anni e sono già in pensione. Come passano gli anni. Il mio stile è un po' banale. L'unico modo per essere originale sono le mie calze. Ma santo cielo, che roba! Ho proprio bisogno di un tocco di creatività in più. Mi chiamo Claudia, ho 18 anni e frequento la quinta liceo. I miei compagni di classe mi dicono che sembro un cartellone pubblicitario. Non so abbinare i colori e in ogni mio completo ne indosso almeno tre diversi. Ho proprio bisogno di un prof dell'abbigliamento. Sono Samantha, ho 38 anni e sono mamma di due bambini, Simone di 9 anni e Nicola di un anno e mezzo. Da un anno faccio la mamma a tempo pieno e ho adottato uno stile comodo. Sono un po' abbondante, soprattutto di seno. Troppo grande, non riesco a sentirmi a mio agio con vestiti scollati o stretti. Ho paura di essere volgare. Ora ho bisogno di trovare uno stile che mi faccia sentire comoda, bella e non trascurata. La mamma delle bucce è sempre incinta, ma fra tutti questi casi credo di averne trovato due veramente interessanti per i miei stylist. Salve care stylist! Siete ansiosi di scoprire quali bucce ho trovato per voi? Molto. Sì. Non vediamo l'ora di cominciare. Bene, mi sono arrivate delle richieste molto difficili e impegnative, però questo le renderà più interessanti. Spero di aver fatto le scelte giuste e che le bucce vi piacciano. In ogni caso, siccome le scelgo io, devono piacervi per forza. Siete pronti per la nuova missione? Sì. Sì. Ecco le bucce. Miei cari Carla e Sarko, pensato di affidarvi una buccia ancora un po' acerba. Celeste, una 31enne di Milano, conosce la moda ma non riesce a trovare uno stile adatto alla sua età. Ho pensato di affidarla a voi perché il lavoro da fare con questa buccia è quello di aggiornarla. Che ne dite? Questa frangia qua non si può vedere, questa cosa da cocker proprio. È un po' démodé, però secondo me ha già una sua idea di stile. È un po' rock come sapore. Infatti la sfida è più complicata di quanto sembri. Ma noi ti stupiremo, vero Julie? Pas de problème. Questo mi consola. Per voi, cari Moore, ho trovato una buccia perfetta. Samantha. Indovinate. È mamma? È una mamma dei tuoi bambini.
Adesso che i bambini sono cresciuti vorrebbe riscoprire il piacere di vestirsi. Però francamente non so da che parte cominciare. Grazie, 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 perché Roberta è una mamma e capisce perfettamente questo tipo di problema. Al 100% direi. Sono curiosa di sapere qual è il punto debole di Samantha. Guarda, Samantha ha un seno molto prosperoso e non sa come gestirlo. Ah, perfetto. Capisco il problema perfettamente. Non ci facciamo mancare niente. Mamma no. Col seno prosperoso. Noi vogliamo vincere, con Samantha possiamo farcela. Bene, mi piace il vostro entusiasmo, perché è lo spirito giusto per cominciare. Allora, al lavoro. Le vostre bucce vi stanno già aspettando. Dovete, come sempre, frugare nei loro armadi, fare un'ispezione. Incendiare. Tutto quello che serve da incendiare. Se avete bisogno del mio aiuto e dei miei consigli, sapete che il numero di emergenza è sempre aperto per voi, fino a una certa ora però. Una raccomandazione, siate severi ma giusti e soprattutto, hasta lo stile, sempre. Siamo noi, il Mur. Ciao, Celeste, ciao. Piacere. Sono Giulia, piacere. Ciao. Ciao. Ciao, Matteo, piacere. Benvenuti, prego. Ciao. Ciao. Piacere. Piacere. Finalmente. Finalmente. Ti abbiamo vista solo in foto e adesso dal vivo. Dal avevamo proprio voglia di vederti. Beh, anch'io tantissimo. E di sentirti. Perché siamo qui? Mi sento sempre un po' sottotono, è come se mi sentisse a mio agio. Ma non abbastanza valorizzata. Esatto. Poi ho un problema fondamentale dato dallo stile di vita, nel senso che esco la mattina alle 8 e rientro alle 2 di notte praticamente. Fai la camionista? No, ho una vita sociale molto attiva. Potresti iniziare a raccontarci un po' della tua vita, poi anche del perché ci hai chiamato? Ho due bimbi, uno di un anno e 4 mesi, Nicola, e Simone che compie 9 anni tra un mese. Con questa seconda gravidanza innanzitutto ho fatto più fatica a perdere i chili e poi i 40 che si avvicinano e vorresti vestirti un po' più elegante ma sei un po' sciura, vorresti vestirti un po' più alla moda e sei ragazzina, per cui sono in questa crisi di identità, mi piacerebbe avere un mio stile. Che lavoro fai tu? Lavoro in un'agenzia di comunicazione. Devi essere vestita molto formale al lavoro oppure no, abbastanza dipende. Easy? Posso andare anche vestita con i jeans e la maglietta, chiaramente se poi c'è qualche riunione così. Chiaro. Normalmente metto una giacca sopra i jeans e la maglietta. Okay. Secondo te qual è il problema di Samantha? Prima usava di più, però ultimamente ha perso un po' di smalto. Esatto. Cosa pensi dello stile di Celeste? Ha uno stile molto giovane e anche un po' forse, oddio, paura, aggressivo. Giusy ci ha affidato il tuo caso pensando che noi potessimo essere le persone giuste per te, anche perché è un problema quello del seno che io vivo quotidianamente. Anch'io, e sento. Di riflesso? Sì, di riflesso, direttamente. Tu Samantha, come lo vivi un seno così grande? La scollatura mi piace, ma mi fa sentire a disagio, mi fa sentire un po' tutti gli occhi addosso. Dacci una descrizione di un look, non lo so, devi uscire con degli amici per un aperitivo e poi serata. Che cosa ti metti? Ma tendenzialmente magari mi metto esattamente come sarei di giorno, quindi così. Poi magari invece c'è la sera che è un po' così, allora effettivamente magari un mi po' metto così. Da guerra. Vedo che sei comunque un po' giù di tono. Sì, ho bisogno di essere cosa vuoi da noi? Cosa vorresti da noi? Cosa ti aspetti? Non lo so, arrivare alla fine della giornata e dire: oh, questa sono io. Bisogna togliere quel che c'è di troppo e mettere ordine in quello che invece c'è di buono. Yeah. Okay, ci stiamo. Comunque, per capire meglio il tuo stile o le tue errori di stile, bisogna vedere il tuo armadio. Andiamo? Ok. Ok, tutti in piedi. Vado? Vai, vai. Beh, un bel pupurri, devo dire. Celeste, ci siamo. Aiuto. Ta-da, ecco qua. Prepariamo tutto e iniziamo a vedere le cose. Perfetto. Sappi che noi facciamo un po' di foto che ci serve poi per archivio, per noi, per studiare meglio. Andiamo a Giusy, lei vede mano a mano che andiamo avanti, così capisce anche poi qual è il nostro percorso.
posso vedere questo il mio che acquisto mai il tuo messo. Acquisto mai messo? Io questo glielo farei provare subito. Sì? Sì, sì. Ah, però non ti sei fatta mancare proprio niente con questo abitino, eh? Guarda che seno brutto che ti fa. Ti schiaccia, sembra che hai due orecchie da cocker. Non vedo abitini, cose un po' eleganti, cose no, meno... No, questo abitino qui che... Già, ogni tanto lo metto. Ti va di vestirti come andresti a una serata? La prima cosa che mi viene da dirti è la canotta è carina, funziona, quella scarpa lì l'ammazza. Direi vintage, nel senso che non so quanti anni ha, ma io ancora la metto. Perfetto, allora la scattiamo. No, vorrei vedere com'è questo giallo sul tuo incarnato. Proviamola, vai. Sono proprio curioso. Anch'io. Ah, però! Vola, 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 però, vola, latte, maia. Tu hai un bel seno. Dov'è? Qua. Dove? A 31 anni qualche tocco di femminilità di donna e non di ragazzina forse non sarebbe sbagliato, no? Mi sento a disagio nel momento in cui devi mettere il tacco. Esatto. Perché? Non lo so. Oh là là. Oh là là. Dal canarino a... Si è fatta tutto lo styling, hai visto? Tutto per bene, dalla testa ai piedi. Samantha, mamma. Facciamo sorridere anche un po' la Giuse, non siamo egoisti, eh? Facci vedere allora dal tuo armadio un po' dei tuoi vestiti da lavoro. Allora, un giorno qualunque mi metterei un paio di jeans qualunque. Ma queste cose? Queste sono magliette che metto sopra i jeans. Ecco, finalmente c'è un po' da guardare. Anche qui è una ragazzina. È ora di fargli capire che non ha più 18 anni. Ho visto un'altra cosettina che volevo tirare fuori. Tira, tira. È da casa questo, quando mi metto in tuta, mi metto così. Fisico. Più o meno, però non faccio nulla. Vediamo anche le scarpe che usi di solito. Guarda, le scarpe uso solo gli stivali perché sono convinta di avere le gambe storte. Non vergognarti delle tue gambe. Facciamole vedere. Sostanzialmente un tipo di scarpa con qualche tentativo di evasione. Sì, sicuramente anche sulle scarpe c'è un lavoro da fare. Eh beh, sì. Secondo noi c'è un problema di base. Il reggiseno. E che è anche carino questo reggiseno, ma sostiene? No. Ok, next. No, secondo me neanche questo. Next. Voilà. Questo che ti tiene? Bisogna conciliare la femminilità all'ingegneria. Bene, Celeste, allora adesso direi che ti puoi rivestire con i tuoi vestiti pronti ad uscire. 2 secondi veloci e poi tutti a fare shopping. Adesso, come consuetudine, vogliamo vederti mutandine e reggiseno. Ok, mi preparo. Quando mi ha spiegato il problema, mi è venuto in mente un marchio francese che è proprio l'immagine del rock chic. C'è qualcosa? Sì, aspetta che ti faccio vedere. Tipo questo? Sì. Cioè, è qua il problema. Ragazza, una fionda ti sei messa, non un reggiseno. Cerati. Cioè, una fionda, non tiene niente questa cosa. No. Non è giusto il reggiseno, ti rendi sono conto? Sono i tagli. Questo tipo di accessorio potrebbe funzionare anche sul pantalone che avevi tu, questa cintura, secondo me potrebbe essere una cosa interessante da vedere. Bella proporzionata, il punto vita è segnato. Bel décolleté. Sì, sì, le forme ci sono e sono tutte al posto giusto, bisogna solo tirarle fuori. Bisogna che lei incominci a vedersi con altri occhi, perché qua è solo tu il problema, tesoro. Inizierei a guardare delle cose, dei pezzi molto forti, magari nel primo negozio. Tu dove io, pensavi? No, invece la cosa che avevo in mente io era anche di trovare qualcosa che possa essere utile anche tutti i giorni. Andiamo allora. Andiamo. Vai a cambiarti e andiamo a giocare insieme. Sei pronta? Voglia, tantissimo. Yeah, vai pure. Il suo vero problema è che pensa di non avere uno stile, che non è vero, nel senso che lei ha un'anima rock che bisogna tirare fuori di più. Mi aspetto che
che alla fine della giornata abbia capito di più chi sono e riesca a dare una rappresentazione di me che sia veritiera, ma allo stesso tempo che riesca anche a valorizzarmi, ecco. Dobbiamo farla sciogliere, dobbiamo farla divertire, sì. Dobbiamo farla credere in sé e credere in noi, ovviamente. Mi sento un pochino spenta, mi sento un po' chiusa nel ruolo di madre, che ormai è quello prioritario, e voglia invece di riscoprirmi più donna e più femmina. E sono sicura che i Moore potranno aiutarmi in questa missione quasi impossibile. Samantha è una donna di 40 anni, una bella donna di 40 anni. Una bella donna di 40 anni, ma lei non lo sa che è una bella donna. Si vede brutta e così presa dalla quotidianità, i bambini, la seconda gravidanza dopo 10 anni, che si è persa completamente. E noi siamo qui apposta per farla sbocciare. I reggiseni di Samantha segnano un capitolo nel grande libro degli orrori della moda. L'ho detto e lo ripeto, l'intimo si può mostrare soltanto a pochi intimi. La tequila canta, balla, appare nei reality, si fa intervistare da tutte le televisioni americane e soprattutto appartiene al genere delle cosiddette cattive ragazze. Del carattere sappiamo poco, ma se qualcosa si può dedurre dai vestiti, certo, siamo a un livello sotto zero. Basta vederla in questa sua performance, tutta vestita di raso pink e con gli slip in mostra. Anzi, a giudicare dal tipo, è una vera fortuna che ne faccia uso. Chi se la ricorda, Mel B? È stata una delle Spice Girl e poi ha cercato fortuna a Hollywood. Misteriosamente gode ancora di una certa fama. Perlomeno quanto basta per farla rincorrere dai fotografi, forse sedotti da quel reggiseno. Abbondantemente in mostra sotto una terribile canottiera slabbrata. Quello che inquieta di Janet Jackson è l'artificiale somiglianza con il compianto fratello Michael, come se fossero entrambi figli dello stesso chirurgo estetico. Ma a differenza di quella specie di eterno Peter Pan, ama mostrarsi molto sexy in tutte le occasioni. Dunque, anche sotto una delicata blusa di chiffon grigio, reggiseno e curve abbondanti a vista distruggono ogni pretesa di eleganza. È sempre una forza della natura, Cher, ormai fissa da oltre 30 anni in una sua personale idea di stile. È la madre del cattivo gusto che impazza sul palcoscenico, da Madonna a Lady Gaga. Ma a 64 anni può ancora permettersi di portare una tuta trasparente a vista incrostata di lustrini. Grande coraggio, ma terribile risultato. Dovete, come sempre, frugare nei loro armadi, fare un'ispezione. Incendiare. Tutto quello che serve da incendiare. Ta-da! Beh, un bel pupurri, devo dire. Ciao Laura. Ciao. Lei è la nostra buccia, Samantha. Laura. L'abbiamo portata qua perché lei ha bisogno di risbocciare. E qual è il posto migliore? Giusto? Sì. Adesso la facciamo accomodare in camerino e poi noi facciamo il giro. Te la lascio, intanto io vado a vedere qualche altro negozio, poi
tu mi raggiungi insieme a lei quando avete finito qui, ok? Ciao, ciao. Samantha, la nostra buccia, deve riscoprire la sua femminilità. Io prediligerei magari dei pantaloni con una giacca, però mettendo sempre un tacco alto, e poi provare anche degli abitini. Certo. Con la sua borsa e la sua scarpa. Oggi ti faccio diventare una vera donna col tacco e vedrai che ti piacerà. Ok. Belli. Sono bellissime. Fammi vedere. Brava, no, è bellissimo, infatti. Sono molto felice perché secondo me è molto tuo qua. Non ho mai provato un pantalone di pelle in vita mia. C'è sempre la prima volta. Guarda come il reggiseno sbagliato ti cambia tutto il layout del vestito. Noi abbiamo adesso la necessità di segnare un punto vita, perché sì, sennò sembri sì, prema no, male. Sì, un po', esatto. Proviamo a mettere sì, la fascia. Proviamo. Una bella fusciacca, vediamo come reagisce il tuo fianco. Beh, molto meglio, eh. Tu come ti vedi? Io mi vedo un po' palloncino. Questo vuol dire che... Cambio. Next. Ah, veramente stai da Dio, eh? Ma sembra anche che ha delle belle gambe, no? Mi sembrano lunghissime. Senti, ma tu che non sei abituata per niente a camminare col tacco, ci fai una mini sfilata? Allora, tu dimmi come va. Mi sento, non lo so, sembra un po' un elefante sulle uova. E per sfilare davanti alla Giusy devi camminare in un certo modo, mi raccomando. Non ti muovere. Ok. Così mi sento molto a mio agio. Ti senti carina, femminile? Sì, ma tutto giusto. Cosa pensi? Lo promuoviamo? Sì. Non me li fa vivere questi abiti. No, mi... Ti devo legnare. Allora, incomincia a fare una bella camminata e fammi vedere un attimo come ti senti a tuo agio. Cos'è quella camminata? È altissimo. Mi sembrava imbalsamata, un robottino. No. Fammi vedere quanto sei donna, cammina sui tacchi e vola, per cortesia. Scusa, tante donne farebbero follie per avere un paio di labutena ai piedi, così. Molto bello. Bella. Quasi sei pronta per uscire, visto che tu sei sempre in giro fino a tardi, come dicevi. E ti direi di più, volendo, metti il pantalone di pelle e magari una scarpa un po' meno impegnativa. Sì. Ed è anche una cosa che puoi usare per l'ufficio. Total black. Carina, vero? Molto. Punto vita segnato, un po' di morbidezza sul fianco che va a camuffare quello che lei dice essere un problema del fianco mediterraneo. Senti, vuoi provare sì, una collana? Vediamo questa. Cosa succede sul suo décolleté, visto che è scoperto, magari sente un po' più protetta. Bellissimo. Bingo! Allora, io quest'abito lo promuoverei. Sì. Tu vai in camerino e io devo parlarti un secondo. Ok, va bene. Allora, ci vediamo tra un attimo. Grazie. Io devo chiamare Giusy. Sì? Perché voglio prendere provvedimenti sulla fionda. Il reggiseno si è rivelato un problema enorme anche durante i fitting, certo. Adesso. Chiama Giusy. Pronto? Ciao Giusy. Ciao Antonio. Tu sai bene che questa concorrente ha la problematica del seno. Eh beh, certo che lo so, l'ho scelta io. Usa anche il reggiseno sbagliato. Ho visto e... Ho anche visto che gliel'avete fatto notare. Dunque, io e Roberta volevamo portarla in un negozio di lingerie dove può provare varie tipologie di reggiseno e trovare magari quello più adatto al suo seno. Cosa ne pensi? Guarda, mi sembra un'ottima idea, visto anche i disastri che ha nell'armadio. Perfetto. Ciao, buon lavoro. Mi raccomando, Antonio. Grazie, Giusy. Ciao. Non mi sono mai vista così bella. Cioè, proprio... Non lo so, mi piace perché... Ha personalità, però anche classe. Era l'obiettivo. Wow. Credo che ci stiamo riuscendo e spero che così vinceremo, guarda. Che raffinata. Metropolitana, no? Moderna. Che bella. Molto giovane, eh? È bellissimo, sì. Che bello. Riesce ad essere fine. Io direi che la strada... Abbiamo trovata. La ragazza ha riacquistato il sorriso.
Ci siamo consultati con Giusy e ci ha detto di andare a sistemare il tuo tallone d'Achille, che è la fionda, il famoso reggiseno. Dunque noi adesso ti porteremo in un negozio di lingerie. Dunque, senza perdere l'entusiasmo, ci cambiamo e andiamo. Mi sembra proprio che oggi le specchie rifletta un'altra persona. No. Adesso sei un po' sotto shock, diciamo, perché vedi un'immagine di te completamente nuova. Devi digerirlo e vedrai che verrà fuori la vera Celeste. Ok, io ci spero. Fidati, perché mi piacerebbe tantissimo essere come nella persona nello specchio. Adesso andiamo a raggiungere Matteo, che sicuramente altre cose bellissime le avrà trovato per te. Per cui ti pregherei di rivestirti e raggiungiamo subito Matteo. Va bene. Una ragazza giovane e carina come Celeste potrebbe anche permettersi di osare, ma non lo fa. Invece ci sono dei personaggi, e sono tanti, che osano anche troppo. Questa è la triste storia di Rihanna, ragazza bellissima e garbatamente esotica che voleva diventare una cantante di successo. Ed è riuscita a conquistare i traguardi più alti, vincendo, tra gli altri premi, 3 American Music Award, 23 Barbados Music Award, 3 Grammy, European Music Award come cantante femminile dell'anno. Il guaio è che, essendo alta, sottile, con le curve giuste ma di ossatura elegante, al punto che ha posato anche per servizi fotografici di alta moda, è diventata la beniamina degli stilisti, i quali hanno impazzato su di lei, proponendole abiti, look, acconciature di ogni genere. Così è passata dai capelli lunghi e lisci a quelli di media lunghezza con onde a schiaffo. Dal genere anni 30 a quello futuristico da cyborg. Dalle acconciature corte e sfilate alla testolina bionda. Dal baschetto a zucca alla chioma fiammeggiante. Tutti i colori, tutte le lunghezze d'abito, le spalline da generale, gli occhialoni neri, il giubbotto da rapper, la gonna da debuttante, gli shorts da bomba del sesso. Più che uno stile, un vero banco di prova per tutti gli stili. Tipico, infelice caso di vittima degli stilisti. Povera piccina. Ciao Matteo. Ciao. Come va? Bene, dai, è un po' frastornata. Le ho fatto vedere la nuova Celeste. Comunque vi faccio vedere come lei sta in gona, ecco. Abbiamo provato questo abito molto particolare. Beh, questo è molto fuori dal tuo genere, però ti sta veramente bene. Ecco, poi anche un e questo tutto è black. Tutto black, ecco. Molto rock anche. Pelle, sì, sì, sì. Beh, devo dire che hai già avuto un sacco di stimoli. Bene, allora vi lascio assieme. Tanto vado di là a ritirare i capi selezionati e ci vediamo dopo. Okay. A dopo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok, sei pronta? Sì. Questo è il negozio che noi abbiamo scelto per te perché siamo sicuri che qui riusciremo a trovare la soluzione adatta al tuo tipo di seno. Abbiamo iniziato a vederti sorridere con gli occhi, adesso speriamo di dare altrettanta luce al tuo décolleté. Io me lo auguro. Eccola là, una donna in carriera. Chi nel tuo ufficio potrebbe non portare rispetto ad una donna vestita in questo modo? Nessuno. Sbottoniamo la giacca, così vediamo anche l'abbinamento con la t-shirt, che vedi, in un momento più informale la tieni aperta, esce questa stampa, sdrammatizza un po' la cosa. Tu cosa pensi? Direi che va bene, nel senso che alla fine è serioso ma non troppo. Non va bene questo modello. Questo tende a dare volume, lo avvolge bene, però ti esce il seno nel sottoascella. Tu come ti senti? Bene, meglio, però non di tutto, no, qua. Ok. Facciamo un cambio. Va bene. Io trovo che sia stupendo, esalta la femminilità, ti segna le forme, il pantalone ti sta da Dio. Questa ragazza che ha voglia di gridare al mondo che esiste, sta venendo fuori oppure no? Sì. Vedendomi
così penso che non potrei mai passare inosservata. Ma tu non devi passare inosservata. Lo scopo del gioco è quello di portare fuori la personalità. Per passare inosservata ti mettevi quei sacchi di maglia che avevi a casa. Arrivederci a tutti e ciao. Come tutti i reggiseni che contengono, non è da vedere così. Possiamo tirar su la maglia? La cosa importante è che non ha ferretto questo reggiseno. Caspita. Vedi come ti riproporziona questo reggiseno. È bello, è proprio bello, contiene bene, ma non è un po' troppo casto? Che coraggio, cioè fino a due minuti fa coperta ti vergognavi, fino al collo. Sì, e adesso mi fai questa osservazione. Senti, secondo me cambiamo, cerchiamo qualcosa che contiene ma che sia ancora un po' femminile. Un po' più room, eh? Bedroom. Samantha ha fatto davvero fatica a scoprirsi e pensare che c'è chi del corpo scoperto ha fatto un vero e proprio stile. Fu Yves Saint Laurent a lanciarlo nel 1968, anno che rese lecite e possibili tutte le rivoluzioni. Perfino cambiare la figura femminile, che diventò androgina, con fianchi diritti e seno poco rilevato. E che veniva mostrato con indifferenza sotto camicette di velo e di chiffon. Del resto, Saint Laurent ha inventato praticamente tutto. Ha rivestito la donna con i pantaloni da uomo, lo smoking, gli impermeabili stampati a pelle di leopardo, gli abiti che sembravano un quadro di Mondrian, il caban da marinaio con i bottoni di ottone dorato, le sariane. Tutta quella grande contraddizione che mescola maschile e femminile, donna e bambina, chic e nudo. Ma con il tocco spiazzante del grande Yves, che accompagnò il nude look a completi e pantaloni maschili, perfino gessati. Quanto a lui, soave Harry Potter dell'alta moda, con gli eterni occhiali che erano diventati parte integrante del suo volto, posò nudo nel 1971 per la pubblicità del suo profumo, Yves Saint Laurent Pour Homme. Fece scandalo, ma è copiato ancora oggi. Che sorpresa, cos'è? Questo è un reggiseno sempre con la coppa preformata al ferretto e abbiamo due dettagli in più, il pizzo e questa spallina che è comunque molto femminile. Possiamo metterci il giacchino sopra così capiamo un attimo come veste? Ragazza, che salto di qualità, eh? Queste coppe performate le vedevo, ne sentivo parlare, però non ho mai pensato di provare. Ci volevano i Moore per fartele conoscere, eh? È vero? Mi piace tantissimo. Ti piace tantissimo? Sì. Dimmi delle gambe, che erano brutte, che erano storte, che erano tutte, che erano quadrate. Sembrano bellissime. Non sembrano bellissime, sono bellissime. Allora, il look ce l'abbiamo. La cosa che manca è un accessorio rock. Aspettami lì, eh? Va bene. Una piccola borsettina da sera che tu puoi mettere anche a tracolla, se vuoi. Una cosa vediamo in questo modo, ok? Sì. Come la vedi? Mi piace. Ti piace? Sì, e poi mi sento a mio agio. Eccolo qua. Bello, il famoso... Vero? T-shirt bra, cioè? Questo è un reggiseno che non è assolutamente imbottito, però ha questo lievissimo strato che permette alle donne di sentirsi in comfort anche con una t-shirt, perché non ti evidenzia il capezzolo, cosa che a molte donne dà fastidio. Magari dispiace a noi uomini, scusami, eh. Lo proviamo un attimino con la maglia, ed è un reggiseno che è però uno dei loro must del basico. Sono senza bellissimo parole. Come ti senti? Perfetta. Perfetta. Cara Samantha, ti abbiamo trovato stamattina che eri a pezzi. Uno straccio. Guarda la luce che ha negli occhi. Non sorridevi neanche se ti facevamo il solletico. Io mi sento un po' cambiata, mi sento più femminile, mi sento che ho voglia di far uscire la donna che si era nascosta per tutto questo tempo. E ho voglia di ripartire. Stamattina abbiamo trovato una mamma, non una donna.
e devo dire che grazie al nostro intervento siamo riusciti a femminilizzarla dandole un grande sorriso negli occhi, nella bocca e anche nel décolleté. Via. Ciao, Peccati. No, scusate, non ti riconoscevo neanche da lontano, ma che carina sei. Peccati. Mi piace. Moltissimo, fammi vedere anche senza la giacca. Abbiamo osato un po'. Volevo che capisse che può permetterselo ovviamente quando è l'occasione giusta. Super carina, sì. Ma a questo punto direi che potremmo usare un outfit dallo strong per la Giusy. Di sì, tu te la senti? Sì. Allora vinciamo, di sicuro. La voglia di essere bella. Oh, evviva! Ce l'abbiamo fatta. Matteo Giulie mi ha insegnato che sono femminile e donna, per cui sicuramente voglio far vedere le gambe, avere delle scarpe bellissime con il tacco. Oggi abbiamo fatto un bel passo avanti con Celeste. Siamo riusciti a ridargli un po' di confidenza in se stessa? Beh, ha tirato fuori delle note di aggressività, anche caratteriale. A un certo punto ha cominciato a esprimersi, cosa che per un po' ho avuto paura che non sarebbe successa. E poi quello che ci ha fatto molto piacere è che lei era anche molto entusiasta e si è fidata di noi. Lavorare sullo stile rock di Celeste rappresenta una vera e propria sfida. Si può essere rock e chic nello stesso tempo? Beh, qualcuno ci riesce. Skin è l'esempio di come un aspetto punk rock possa essere molto elegante. Al punto che anni fa Gianfranco Ferré l'aveva scelta come testimonial di una bellissima campagna pubblicitaria. Di quell'esperienza le è rimasto il gusto per gli abiti molto ben disegnati e dalla forma precisa. Qui indossa una specie di capolavoro bianco e con un gesto molto cool porta a mano una borsettina con il manico. Una vera signora. Rinata nuova vita come cantante rock, Juliette Lewis sembra aver trovato anche un nuovo stile. Sempre in jeans sul palcoscenico, ma decisamente più raffinata nelle occasioni ufficiali. Anche con piccoli abiti di raso che lasciano una spalla scoperta. Qui ha scelto un delicato color champagne che gioca con il nero della manica destra. Certo, i capelli lasciano un po' a desiderare, ma si farà. Che dire di Pink? Da ragazza che voleva fare scandalo a questa apparizione squisita, tutte sfumature di grigio che diventano preziose come platino. Tutto così perfettamente coordinato da acquistare la delicatezza di un gioiello. Dalla borsa d'argento alla sfumatura dei capelli. She's lady. All'esordio, Alanis Morissette aveva quello stile sbrigativo che potremmo definire da scappata di casa. Poi il successo, la fama, forse una maggiore confidenza con lo specchio l'hanno cambiata. Eccola in un abito da sera nero con una scollatura profondissima che una piccola fascia ricamata trattiene sotto il seno. L'effetto è malizioso, ma elegante e in ogni caso molto giovane. Che cambiamento! L'idea è di fare un taglio molto definito e abbiamo optato per un carré plongeant. Come taglio andremo a eliminare tutte queste punte ormai sfibrate e a scoprire collo e décolleté. Il trucco rimane rock, manteniamo i colori scuri. Una base molto luminosa, evidenziare gli occhi azzurri. Per quanto riguarda la bocca, un gloss molto naturale.
Bentornati ragazzi. So che avete avuto delle difficoltà, tanto è vero che ci siamo anche sentiti per vedere di risolverle. Avete lavorato molto e sono curiosa di sapere com'è andata. Mur, la vostra Samantha? Abbiamo lavorato sul look da giorno, visto che lei è una mamma arrivata alla boa dei 40 anni e dunque abbiamo lavorato sul look che le permettesse di essere carina, comoda, raffinata, giovane. Elegante. E voi, per lei Sarko, come si sono comportati questa volta? Abbiamo lavorato di diplomazia. Mi sembra normale. Quando siamo arrivati nel suo armadio c'era una bozza del suo stile e noi abbiamo subito intuito un'anima un po' rock e abbiamo sviluppato un rock da sera. Bene, non vedo l'ora di vedere il risultato del vostro lavoro. Vi ricordo che la vincitrice avrà la sua fotografia pubblicata all'interno della rubrica Tocco di classe su Io Donna. Cari Mura, fatemi vedere cosa avete fatto in questa grande trasformazione su Samantha. Fuori la buccia. Allora, raccontatemi un po' come siete arrivati a questa soluzione, Roberta. E Samantha ci aveva proprio richiesto un look da giorno, quindi abbiamo messo un ankle boot che è molto elegante ma nello stesso tempo molto comodo, che le permette di muoversi liberamente anche andando a prendere i bambini a scuola, e un sottogiacca in cashmere semplice con uno scollo a Madonna senza maniche, e una giacca con questo taglio in vita che da chiusa comunque le segna le sue forme. E poi questa pashmina. Samantha, tu come ti trovi? Io mi trovo benissimo. Forse perché ero arrivata appunto in una fase in cui non volevo più essere ragazzina, ovviamente non essendo più ragazzina, non volevo però sembrare troppo signora. Volevo essere un po' femminile ma senza essere volgare. Volevo essere pratica ma non in scarpe da ginnastica. Insomma, loro mi hanno accontentata. Davvero. Samantha, qui poi entriamo in dettagli più, diciamo, più intimi. Sei riuscita a trovare il reggiseno giusto? Ho trovato il reggiseno giusto, non l'avrei mai preso in considerazione perché mi piaceva vedere il reggiseno carino che alla fine non sosteneva niente. Questo è bello, confortevole, insomma, mi sembra di non averlo, mi sento proprio a mio agio. Avete anche rinnovato il look, vedo, sì, no? Abbiamo schiarito un po' i capelli, giusto per dare un po' di luce con un color caldo che tirasse fuori poi anche il colore, certo, dei suoi occhi. E abbiamo tagliato le punte in modo da alleggerire collo e décolleté. Ah, certo, certamente. Bene, sono molto curiosa di vedere il lavoro che Matteo e Giulia hanno fatto su Celeste. Fuori la buccia. Là. Allora, qui vedo veramente un'anima rock. Sì, l'abbiamo veramente quasi esagerata. In questo look abbiamo voluto giocare con dei pezzi proprio rock. Allora, la giacca di pelle sicuramente, un pantalone abbastanza aderente, il dettaglio della cintura a catena e un tacco anche forte. Abbiamo scelto anche il color tutto nero perché è molto rock. Capisco che avete fatto un lavoro veramente preciso sui dettagli, no? Per cercare di avere questo equilibrio squilibrato in un certo senso, che è molto interessante. Matteo, dove hai trovato la maggior difficoltà? Nel convincerla che un bel tacco l'avrebbe aiutata a essere più femminile, più capricciosa. Quello che avevamo notato è che si vestiva un po' da adolescente, da teenager. Lei ha 31 anni e abbiamo anche voluto farla una vera ragazza di 30 anni.
Senti, anche sui capelli c'è stato un bel lavoro, no? Siamo intervenuti leggermente sul colore, mantenendo quello che era la sua impostazione originale. Sì, è molto luminoso, infatti. Il taglio è molto più corto dietro e diventa un po' più lungo sul davanti. Ah, vedo che è molto bello di profilo. E poi anche il trucco era uno dei suoi punti deboli quando l'abbiamo incontrata. L'abbiamo fatto vedere che si può essere amanti di un trucco anche importante senza però asfaltarsi le palpebre. Senti, ti senti a tuo agio così? Sì, mi sono guardata allo specchio e mi sono sentita donna per la prima volta in vita mia. Sì, che è una bella sensazione, no? Sì. E lei aveva tantissime insicurezze e spero che le abbiamo dato una mano in quel senso lì. Avete fatto un lavoro importante e anche molto specifico. Devo rifletterci un po' e poi vi dirò chi ha vinto. Avete fatto un lavoro importante e anche molto specifico. Dunque. Allora, ho fatto delle riflessioni molto serie. Dopo, diciamo, l'entusiasmo, come sempre, della prima visione, perché ogni volta mi offrite uno spettacolo veramente nuovo di una persona mutata. Quindi questo sempre mi impressiona e mi meraviglia. Poi però bisogna fare una seconda riflessione. Cari Mura, voi avete fatto un bellissimo lavoro, quasi di scavo. Però poi alla fine io mi sono chiesta questo. Allora, noi abbiamo lavorato tanto sul concetto del seno, perché era uno dei punti. Dopodiché voi gli mettete una bella sciarpa al collo, che tutto questo nasconde. Devo dire che in questo caso io avrei messo una camicetta con un colletto aperto, che suggerisce un maggior slancio e che poi mette in risalto anche il rinnovato look del seno. Julie e Matteo, certo il vostro lavoro mi è piaciuto moltissimo, però direi che la scelta del nero è stata la più logica, ma in fondo anche la più semplice. Bisogna stare attenti perché, anche se è un colore che mi piace moltissimo, non ci si può esaurire completamente lì. A questo punto dico che i vincitori sono Matteo e Giulia. Sei contenta? Allora, ditemi una vostra opinione. Avevamo molta paura di non farcela, non perché non fossimo sicuri del risultato, ma perché abbiamo fatto una scelta che era proprio quella di tirare fino a quasi quando la corda sta per rompersi. Sì, certo. Sono molto contenta e spero che anche Celeste abbia trovato la sua identità. Bene, ho sempre pensato che il rock salva la vita, per cui a questo punto me lo confermo una volta di più. Celeste, e tu? Io sono rimasta stupita di me stessa, nel senso che... Questo è bellissimo. Se mi avessero proposto di vestirmi così appena entrati in casa mia, gli avrei risposto no. E invece gli ultimi outfit che mi facevano provare proprio mi divertivo a vedermi nello specchio trasformata e mi piacevo. Bene, l'idea di un percorso che alla fine porta anche divertimento mi sembra piacevolissimo. Quindi la ragazza che avrà la foto pubblicata all'interno della mia rubrica Tocco di classe su Io Donna è Celeste. Brava.